Io mi chiamo Vincenzo Luis, per grazia di Dio sono religioso camilliano, cioè dell'Ordine dei Ministri degli Infermi. Sono nato a Napoli e sono napoletano vivace, prima napoletano e poi italiano. Sono missionario, per grazia di Dio, come ho detto prima, qui in Africa, precisamente a Burkina Faso, una delle nazioni più povere del mondo. Io mi occupo precisamente dei malati di lebbra, dei malati di AIDS, delle vecchie abbandonate e anche l'assistenza a domicilio e c'è anche un gruppo di matti. Questo è il mio lavoro che faccio qui in Burkina Faso. Sono Alex Zanotta, un missionario comboniano. Per me essere missionari significa uscire dal proprio guscio, dal proprio bozzolo in cui si è nati e si è cresciuti, uscirne fuori in nome di Gesù di Nazareth per incontrare altre realtà, altri popoli, altre culture, ma soprattutto per camminare come ha camminato Gesù di Nazareth con gli ultimi, gli impoveriti, gli emarginati, coloro che non contano. E non è sufficiente camminare con loro. Bisogna poi come missionari contestare quelle strutture di morte, gli idoli di morte che creano i poveri, gli ultimi, gli emarginati. Non c'è missione senza questo, per cui ritengo che la missione è globale, è sempre stata, ma lo diventa soprattutto oggi. Il missionario è colui che esce e che si lascia toccare dalla realtà di sofferenza umana, che l'assume e assumendola, ecco l'incarnazione, il prendere carne, fai tuo il grido di sofferenza, ma anche la realtà culturale, l'esperienza religiosa altrui che diventa ricchezza per te. E in questo camminare con i poveri annunci loro buone novelle e lo fai tramite non parole, ma prima di tutto il cammino di liberazione con loro, attraverso quei piccoli germi che fai nascere in mezzo a loro. Ma poi uscendone fuori per ritornare a contestare quelle chiamiamole strutture di male che creano quelle situazioni. Io sono nato a Napoli e sono, come ho detto prima, napoletano verace. Beh, da ragazzo era un po', diciamo, difatti mi hanno definito camorrista di Dio. Bene o male che sono di Dio e non del diavolo. E beh, da ragazzo ero un po', diciamo, un po' vivace. E quando c'è stata l'occupazione degli americani, ecco qui che mio padre mi ha mandato da uno zio mio, che era un po', diciamo, bigotto, ma non era bigotto, era un uomo normale che frequentava la chiesa. La gente diceva che era un po' bigotto, ma per me non era bigotto, era un buon uomo. E così, stando là, perché c'erano tanti pericoli, io abitavo proprio vicino al porto, c'era il palazzo, poi c'era la strada e c'era il porto. E allora c'erano questi americani che venivano, incominciava un po' il contrabbando, si vendevano i militari, soprattutto i militari americani neri, si vendevano perché spogliavano la mattina quando veniva il carro dell'immondizia, trovavano un americano dentro a un bidone di immondizia. Sono Marino Niola, sono professore di antropologia culturale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. I Lazzari o Lazzaroni, che dir si voglia, sono il popolo all'ennesima potenza, sono una massa,
una massa sconosciuta, senza determinazioni, non sono proletari, non sono neanche sottoproletari come li chiameremmo oggi. Sono una sorta di selvaggi che abitano una città, così li chiamarono i grandi scrittori del Grand Tour, che furono molto colpiti. Infatti tutte le descrizioni di Napoli fra 7 e 800 hanno un capitolo dedicato ai Lazzaroni, perché sono una sorta di sopravvivenza dell'antico, sono un po' antichi, un po' primitivi. E quindi sono gli abitanti ideali, il popolo ideale di una città dove, come diceva Montesquieu, il popolo è più popolo che in qualunque altra parte del mondo. Gli scugnizzi sono i figli, sono i cuccioli dei Lazzaroni. Se i Lazzaroni sono un popolo selvaggio, abbandonato, che vaga per la città senza controllo, gli scugnizzi sono proprio i loro figli ideali. Sono i figli infelici o felici, a seconda di come vengono guardati, perché poi si tratta quasi di creature mitiche. Qualcuno le giudica come il simbolo di una umanità primitiva e felice, e gli altri invece come segno di una condizione infelice e da sanare. Tutto questo comincia fra il 7 e l'800, ma dura fino ai nostri giorni, al punto tale che un cantautore come Pino Daniele può scrivere una canzone che si chiama Siamo Lazzari Felici. Mi chiamo Mariano D'Antonio, sono un professore universitario, insegno economia dello sviluppo all'Università di Roma III, ho anche insegnato a Napoli. Io sono nato a Napoli nel 1938. La città è stata flagellata dalla miseria, la miseria più nera. Da tempo mancavano i rifornimenti di generi alimentari dalle campagne. L'arrivo degli alleati a Napoli fu una salvezza per molti napoletani, per la maggioranza della popolazione napoletana, perché gli alleati portarono cibo, portarono anche caramelle, portarono cioccolata, che ormai erano un lontano ricordo per molti napoletani. I napoletani nell'occupazione, durante l'occupazione alleata, sprigionarono la loro grande capacità di adattamento, la cosiddetta arte di arrangiarsi. Sì, perché c'è tutta questa gente qui, la devo portare 8 persone, no? Con le chauffeur. Chiaro, questi sono spirituali. Eccolo qua, il mio amico, mi viene da ridere, perché lui è una persona molto simpatica, il camorrista di Dio, Vincenzo Luise, in arte fratello Vincenzo. Io sono Beppe Airoldi, lo conosco da molti anni, e queste foto e queste riprese in Africa le ho fatte con l'amico Vittorio e con l'amico Pietro. Adesso con questo giovane montatore Claudio stiamo cercando di mettere in piedi una cosa che possa essere un omaggio e anche far capire al momento questo personaggio cosa fa. Per cui adesso vi parlerò un po' del Burkina Faso, di dove lavora lui.
Lui si occupa di lebbra fondamentalmente, la lebbra è ancora molto presente in Burkina Faso e lui ha parecchie centinaia di lebbrosi, l'avete visto anche nel film, è una persona che si dedica moltissimo, il lebbroso è una persona che è vero che non sente molto dolore, però è deformato e fa anche una certa impressione a vederlo. Questo è il viaggio in macchina con tutti i suoi santini a cui non deve dare, non vuole fare torto a nessuno. Questa è Ouagadougou, che è una città immensa, lunga 60 chilometri ed è tutta così a baracche, a case, c'è un inurbamento tremendo e pieno di bambini scalzi in giro. Questi sono vecchi lebbrosi anche loro, lui ha vari centri, questo è un centro, questo è un ambulatorio dove li cura. Ah, questo è abbastanza divertente perché questo è il presepe di Ouagadougou, felici feste, dice, lo costruiscono ogni anno, è il loro presepe, bambini e capre. Ecco una lebbrosa che si sta facendo curare, come vedete non ha nessuna espressione nel volto perché non sente praticamente niente, è una ragazza di 20 anni. Questo è il mercato, che è un grosso mercato naturalmente, come c'è solo Ouagadougou nel Burkina Faso, per cui tutti affluiscono alla capitale. Questa è una giovane mendicante con un bambino malato anche lui, questo è un altro ambulatorio sempre di fratello Vincenzo. Eccolo qui, perché lui cura anche i bambini naturalmente. Ah, qui voglio fare una parentesi, lo dice anche lui a un certo punto, ma curare i bambini, lo diceva il grande Nordio, il grande pediatra, ma soprattutto gli africani, non è solo dargli le medicine, medicarli, anche dargli da mangiare, lui si occupa di tutto questo, cioè queste persone dipendono direttamente da loro, da lui. Queste persone sono 5.000. Ecco, questa è una cosa interessante, questo è il mercato dell'acqua. A Ouagadougou è praticamente impossibile avere l'acqua perché la multinazionale francese che ha in mano l'acquedotto la distribuisce a prezzi impossibili. Un rubinetto costa $300 e loro ne guadagnano 1.600 l'anno. Morale, c'è il mercato dell'acqua, i ragazzi vanno a prenderla e poi la distribuiscono a pagamento per la città. O naturalmente si portano anche appresso qualche malattia. Voglio fare un'altra parentesi, nell'interno è ancora peggio, perché noi, anche molte nostre ONG italiane, fanno solo pozzi. Il bacino vicino, il bambino ci si lava dentro, il bambino magari al colera, e la donna, in Africa si chiama colei che porta l'acqua, mediamente fa 6 ore al giorno per portare l'acqua nel paese, nella capanna, e spesso porta le malattie insieme all'acqua. Eccoli i bambini appunto dell'interno. Ecco, questa è una cosa interessante, questa è la moschea. In Burkina Faso, come in quasi tutti i paesi subsahariani, la religione principale è l'animismo, cioè una proto-religione. Poi diventano cristiani e musulmani e convivono normalmente. Io ho un'intervista anche con l'imam che dice noi quando bruciano la chiesa diamo una mano a portare l'acqua e lo stesso fanno i cristiani con noi. Ecco, questa è la prova vivente che le guerre di religione non esistono, sono solo scuse. Ecco, questo è un villaggio tipico dell'interno. È una casa villaggio, un po' come dove c'è dentro tutto, il granaio. Loro sono poligami oltretutto, per cui possono avere moltissime mogli ed è una casa villaggio dove c'è tutta la famiglia dentro, compreso cani e gatti. Beh, qui questo è un altro vecchio conciato malissimo, fa parte appunto dello scenario in cui si muove fratello Vincenzo. Questo è sempre un villaggio vicino, questo era un funerale e questo è lui, il finale. Grazie. Sono padre Jacques Sempore, sono del Burkina Faso, sono nato in Ouagadougou 50 anni fa, quindi ho mezzo secolo di vita. Sono camiliano e quest'anno faccio 25 anni di professione, questo, cioè, mi sono impegnato come religioso e 19 anni di sacerdozio. E sono anche laureato in biologia e specializzato in genetica molecolare, professore all'Università di Ouagadougou e anche professore a contratto all'Università di Tor Vergata.
fratello Vincenzo, il camorrista di Dio. Camorrista di Dio. Per me è un uomo molto molto simpatico, un uomo di fede, un uomo di Dio, un uomo pieno di carità. Mi ha detto che lui, quando era piccolo, ha trovato padre Pio e ha parlato con lui. Da quel momento il suo cuore è stato bruciato dall'amore di Dio. E da quel momento ha cercato di lavorare. Di lavorare non soltanto con le parole come noi stiamo parlando, ma mettere la mano nella pasta. E lui lavora. Io ciò che mi ha colpito lunedì, quando ho saputo che sua sorella è morta, quando ho saputo così, ho preso la macchina, sono andato per salutarlo. Appena sono arrivato alla porta del Candaf, lo vedevo uscire con molte lebrose, con molti giovani per andare a comprare le cose per i malati. Gli ho detto, questo è grande, mi ha colpito. Se fosse uno di noi, allora si sarebbe chiuso nella camera per piangere un po'. Ma ha cercato, nonostante questa situazione, di lavorare per la gente. Questo è non so se si dice magnanimità, avere un grande cuore. Un secondo di questa vita per 100 anni in Italia o in altre parti.